Gianci? Siamo qui con il 6-6, veramente incredibile. Allora è iniziata questa partita, siamo in semifinale. Contro abbiamo i Cantera, la grande squadra. Come abbiamo preparato questa partita? Beh, sicuramente ho visto un po' la squadra avversaria, sono motivati, carichi, perché siamo arrivati nelle semifinali. Sono partiti bene, diciamo, però comunque vediamo, ci sono due partite, andata e ritorno. Vediamo. Lei è iniziata la partita, quindi non so dire. Comunque sicuramente siamo molto, dopo la scorsa gara abbiamo giocato molto bene, siamo molto motivati, quindi. Lei a chi si ispira come schema tattico, come allenatore nel mondo? No, diciamo abbiamo un'idea nostra, giochiamo con la difesa a tre, con gli esterni che si sganciano quando andiamo in attacco. E le due punte che devono slavorare anche di sacrificio. E del soprattutto non cioè lei ha un allenatore ideale? Vabbè, il mio allenatore preferito è Mourinho, però diciamo in modo diverso. Lei si ispira comunque a Mourinho? Sì. Importante, quindi. In bocca al lupo. Credo. Siamo con Riccardo, terzino di Cantera, fine primo tempo questa semifinale è andata contro i Seios della Ligato Principe. Come vedi il Cantera in campo? Risultato di 1-1, il tuo vantaggio, poi siete stati acciuffati sul calcio di rigore. Allora io posso dire che la partita l'abbiamo dominata, cioè ci sono stati degli episodi a sfavore come il rigore, però la partita la stiamo dominando. Questa partita la vinceremo con minimo 3 gol di scarto, me lo sento. Siamo dominati. Quindi puntate alla vittoria netta per poi diciamo avere una e poi la semifinale più leggera. Più facile. Leggera. Come vedi i tuoi avversari? Una squadra competitiva o siete Fabrizio? No, io vedo i miei avversari diciamo singolarmente molto forti, ma il gioco di squadra lo vinciamo nettamente noi. In bocca al lupo, buon secondo tempo. Spunda 6, adesso siamo con Gallo, abbiamo appena parlato con Riccardo. Tuo avversario. No, ha detto che comunque vede ben messa la sua squadra in campo, vede sì. Che comunque dominerà il Cantera in questo secondo tempo. Ora siamo con Gallo, autore del pareggio procurato e segnato sul calcio di rigore. Sponda 6, ossia forse non sarà molto d'accordo con quello che ha detto Riccardo. Sì, sono d'accordo anch'io con quello che avete detto voi. Però noi cercheremo di fare di tutto per evitare che vincano. Fanno girare bene il pallone, dobbiamo correre, dobbiamo pressare. Come vedi la messa della tua squadra? Comunque sono un passo, tutte e due le squadre un passo dalla fine. Ma Vitara? Sì. La casa te li fai. Cosa pensi? Seios ci sarà sicuramente in una delle due finali. Sì, quale questo è vero. Speriamo la migliore, la più affascinante. Lo sapevo come si fa. Siamo con Vincenzo Cerullo, diciamo tutto fare di Cantera dopo il match contro i Seios. Semifinale di andata più difficile del previsto, anche se vedendola diciamo dal di fuori è stata a lungo dominata da Cantera, che nel secondo tempo hanno totalmente schiacciato i Seios, trovando il vantaggio solo negli ultimi minuti. Come hai visto la tua squadra messa in campo? Innanzitutto complimenti, sono migliore in campo. Grazie. 7 polmoni. Come hai visto la tua squadra in campo? Ma oggi penso che abbiamo dominato, sicuramente. Purtroppo sia con Galdieri, con volte con Bosso, pure io ci provavo e non entrava dentro. Poi fortunatamente all'ultimo secondo siamo riusciti a passare vantaggio con il gol di Esposito.
Anche Antonio ha fatto una grande partita. Gol di Esposito dopo 2000 tiri in porta. Siete arrivati a tu per tu col portiere, scartato il portiere e tirato sul palo. Diciamo, una nota negativa è forse proprio questa, che la, partita, la prossima gara. Saluto la mia fidanzata. Dentro fuori. Salutando. Forse fallire troppe occasioni potrebbe essere. Dobbiamo essere più concreti, certo. Per il ritorno cosa pensate? Ha dato anche il risultato di 4-4 tra gli Spartans e l'Amnesia. È una grande partita. Cosa pensate? In quale finale sarete voi? Chiunque passerà tra le due, noi non abbiamo paura, ce la giochiamo. Quindi già vi vedete nella prima e secondo posto. Questo è sempre da giocare, questo dobbiamo prima giocare il ritorno, dobbiamo vincere e poi andremo in finale. Complimenti a Cantera, in bocca al lupo. Oh, forza Cantera!